Buongiorno a tutti. Allora, altro video dove sto vestita uguale, truccata uguale, dove vi faccio vedere tutto ciò che ho per i capelli. Quest'estate, come vi ho anticipato, ho fatto un corso di acconciature, acconciature sposa, acconciature diciamo un po' più televisive, le pieghe, ho imparato a fare le pieghe lisce, ricce, eccetera, eccetera. E quindi ho dovuto comprare un po' di attrezzatura per esercitarmi. Attrezzatura che con qualcosa mi sono trovata bene, con qualcosa mi sono trovata male. Comunque vi faccio vedere tutte le mie ferri, le mie piastre, tutto ciò che utilizzo per la messa in piega. E poi vi faccio vedere lei. Allora, il suo nome è Giada. Lei mi ha aiutato nell'esercitazione ed è una bambolina spiritata. Non si lamenta mai, nemmeno quando le brucio i capelli, quando gli strappo. Infatti qua è un po' calva, vedete? Questi sono i primi periodi che facevo le acconciature, strappavo tutto. Sì, brava Giada, brava. Non ha detto A, cioè bravissima. È fatta con capelli naturali, un po' bruciacchiati anche qui. Capelli naturali lunghi, l'ho pagata la bellezza di 70 euro questa giadina, e compreso il piede, c'è cioè un piede che si attacca al tavolo. Se volete esercitarvi sui capelli, utilizzate sempre capello naturale o quantomeno mix, perché a lungo andare si rovinano. Infatti questo qui io credo sia un mix, anche se me l'hanno venduta come capello naturale, perché lo sento proprio tra le dita e poi perché ogni tanto si bruciano sotto, si sono bruciati, quindi cosa che non dovrebbe mai succedere. Ok, quindi su di essa ho fatto banane, ho fatto chignon, ho fatto ricci lisci con il phon. Proprio per quanto riguarda il phon, vi faccio vedere il mio phon, che è questo, ed è presente a una marca che si chiamava tipo Maestral, una cosa del genere, ed è un phon professionale. L'ho pagato pochissimo perché nella mia città Nola c'è un grande dove vendono le cose all'ingrosso, diciamo di tutte le marche, e ci sono praticamente dei negozi anche per parrucchieri, ed ho acquistato questo phon a circa 20 euro, 22 euro, e la potenza è tipo 2000, 2000 e dispari. Più o meno, diciamo, i phon per dare le pieghe devono essere di grande potenza, altrimenti potete stare 3 ore con il phon in mano e non servono a nulla. Prima di passare a farvi vedere tutti i ferri, vi faccio vedere lei, la GHD. Lo so che costa un botto, costa tantissimo e prima di acquistarla ci ho pensato tanto. Me l'ha regalata mia sorella per il mio compleanno. E costa circa 200 euro, ma in realtà la trovate anche a 110. Io ovviamente l'ho pagata 160. La tengo ancora nello scatolo perché è sacra e c'ha anche il beccuccio. Ci è uscita anche una spazzola da questo kit, anche se credo non sia della stessa linea. Perché la GHD costa tanto? Prima di tutto per il materiale, che è un materiale ottimo che non brucia i capelli, e perché i capelli fatti con la GHD durano davvero tanto, ve lo posso assicurare perché oddio, su di me io ho un capello molto fine e molto inutile, non prende piega a niente, ma su molte persone a cui ho fatto i capelli c'avevano il boccolo fatto con la GHD anche per 4 giorni ed era perfetto, quindi vi assicuro che è una piastra che ci vale tutti i soldi che ha. Quindi, come vi ho anticipato, con la GHD ci faccio sia il liscio che il riccio. Non ho un ferro professionale come può essere un ferro professionale, c'ho la GHD e adesso vi faccio vedere altri ferri che si possono utilizzare per varie cose. Ho questo ferro che è una sorta di Babyliss che si apre così ed è molle, non c'è la molla. I migliori sarebbero quelli che non hanno la molla perché non riuscite poi a maneggiarli bene. Questo qui però è molto doppio, infatti lo utilizzo pochissimo, anche perché si scalda in tipo in mezz'ora, ci metto una vita per riscaldare il ferro e non può essere una cosa del genere perché cioè, non si può stare 3 ore ad aspettare che il ferro si riscaldi. Sempre per quanto riguarda i boccoli vi faccio vedere il cono è fantastico, è ottimo per quando andiamo di fretta e si ha un effetto diverso rispetto al ferro, ossia vedete che ha una forma che va più doppia qui, più sottile.
Voi praticamente dovete prendere una ciocca, rotolarla, stare attenti ovviamente a non scottarvi, lasciare giusto 3 secondi, tirate via ed esce il boccolo, cioè è fantastico. L'unica cosa è che ci mettete comunque un po' di tempo perché dovete stare lì a girare, invece con la piastra io riesco anche a essere più veloce. Questo qui, la marca è la Coriolis 2S, è una marca molto famosa in questo campo dei capelli. E fa tante cose, le spazzole sono ottime. Io utilizzo le spazzole tonde per fare i ricci, per fare i lisci, sono fantastiche. Ma i ferri hanno un problema: sia questo cono, ma soprattutto questa mia dorata piastra che credevo mi avesse risolto il mio problema di capelli piatti e inutili e sottilissimi, ossia la piastra alle onde. Questa qua, vedete, ha una forma proprio ad onda, si apre. Ve l'ho fatta vedere in qualche video, si mette il capello, si tiene premuto ed escono le onde tipo anni 20 o meglio le onde conosciute come le onde di Belen o di Carina. Allora, è fantastica, ma sui miei capelli, ma anche quell'altra, dopo un paio di volte che l'ho utilizzata, si sentiva una puzza indescrivibile, non so da cosa sia di più. Sia di peso, mi sto affogando. Credo sia a qualcosa che riguarda proprio il materiale della piastra e del ferro. Questo problema non l'ho riscontrato solo sui miei capelli, ma anche su molti altri capelli. Non su tutti, però su molti a lungo andare fa uscire questa puzza allucinante. Quindi non so se Belen o quell'altra, la Carina, vi puzzano i capelli. Io posso dire che purtroppo, dico purtroppo, questa piastra che credevo mi avesse salvato la vita dalla mia routine di capelli attaccati in testa, non la posso utilizzare più perché da qui all'ultima parte della casa si sente questa puzza, mix di bruciato, patatine fritte. Per quanto riguarda le spazzole, io voglio giusto farvi vedere un po' quelle che utilizzo. Allora, c'è questa qui che è quella là di GHD che è uscita, che vi ho detto prima, che serve più o meno per spicciare i capelli. Questa qui che sembra quella là del tipo delle scarpe, no? Ma in realtà è una spazzola che serve per lisciare tutte le righe dei capelli. Avete presente quando vi fate lo chignon, quando vi legate i capelli in una coda, ci sono tutte le righette? Questa qua è ottima, toglie tutte le righette ed è fantastica. Per quanto riguarda le spazzole per la piega, quelle che vi dicevo prima della Coriolis sono queste, con annessi i capelli di Giada. Si riscaldano, diventano chiarissime quando prendono calore e con questa ci faccio più o meno il liscio, se i capelli sono medio lunghi. Per fare il riccio utilizzo questa che è più piccola. Per fare frangette, no frangette, sì, diciamo anche frangette, o per fare i capelli corti corti utilizzo questa che è sottilissima. E per fare il liscio volumizzante, capelli lunghi utilizzo questa che è cicciottissima. Questa qui è della Soak Up, che è un'azienda sempre, che trovate al CIS di Nola. E poi utilizzo questa qua, anche questa per spicciare i capelli, ma questa qua fa malissimo, sono, vedete, di ferro, fa molto male. E poi non può mancare, ecco, e poi non mi può mancare il pettine a coda. Il pettine a coda vi serve per fare le file, magari fare la zig zag, ad esempio zag 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 zag, oppure per dividere in sezioni, vi serve in tante tante cose, vedete, per fare la riga semplice. Ovviamente dovete essere delicate, non come me che sono un animale sui miei capelli. Oppure lo utilizzate per fare chignon, per pulire pure un po'. Vabbè, comunque, queste sono tutte le cose che io utilizzo per i capelli. Vi ho fatto una sorta di recensione anche dei ferri, perché casomai dobbiate acquistarli, è giusto sapere un po' come li utilizzo, come quelli buoni e quelli non buoni. E niente, io spero che il video vi sia stato d'aiuto. Fatemi sapere se, che cosa utilizzate voi, ad esempio, quali spazzole, se utilizzate spazzole. Oddio, sembra una leccata di vacca in testa. Sì, li ho lavati mezz'ora fa. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.